Ciao a tutte, in questo video vi parlo dell'ultima novità di Too Faced, ovvero la palette The Return of Sexy. Più che una review, in questo video vi parlerò delle mie prime impressioni del prodotto, perché l'ho acquistata pochi giorni fa e ho avuto modo di provarla solo 4-5 volte. Però penso che sia una palette che avrà un discreto successo e ho già ricevuto qualche messaggino, soprattutto tramite Facebook, in cui mi avevate chiesto appunto un parere su questo prodotto. Di conseguenza realizzo comunque questo video anche perché, non trovandomi nella mia abituale location in cui filmo, avrei comunque difficoltà a realizzarvi una review completa, soprattutto avrei difficoltà nel farvi vedere lo swatch live di tutti i colori, perché non ho con me tutto l'occorrente che utilizzo solitamente appunto nelle video review. Iniziamo subito nel farvi vedere la palette. Questa qui è la confezione con cui esce. In effetti si tratta, un po' come per le palette della Urban Decay, di una sorta di set. All'interno troverete la palette, una mini taglia deluxe del primer, che in questo caso è lo Shadow Insurance della Too Faced, e troverete anche una matita nera waterproof. Il packaging è realizzato in plastica nera lucida e nella parte frontale della palette c'è questo inserto in plastica trasparente che fa un po' effetto vetro. Sul retro della palette trovate le indicazioni con tutti i nomi degli ombretti contenuti all'interno. Ha un'apertura a scatto e l'interno si presenta così. Nella parte posteriore del coperchio abbiamo un ampio specchio rettangolare e nella parte laterale sono situate tre schede con su dei tutorial per realizzare dei make-up con questi colori. Vediamo rapidamente le schede. Le schede sono organizzate in questo modo, quindi sono fronte retro. Su un lato trovate il make-up completo e sull'altro lato trovate le indicazioni su come realizzare il trucco da giorno e da sera. Questo ad esempio è quello nei toni del viola ed infine c'è quello nei toni del grigio. Sul blog troverete le foto dettagliate anche delle schede. Come potete notare, la cialda, la maxi cialda, è suddivisa in tre macro aree. Ognuna presenta 5 ombretti. In effetti, ogni gruppo di colori rappresenta una donna: l'ingenua, l'icona e la seduttrice. Tutti i colori presenti all'interno di questa palette hanno un finish luminoso, tranne due. Questo in alto qui, che è un rosa tenue chiarissimo, ha un finish di tipo opaco. Ve lo faccio vedere al volo. E invece questo colore in basso a destra è un nero micro glitterato, che però è abbastanza carino perché è glitter a contrasto blu. Come vi dicevo, la maggior parte dei colori ha un finish di tipo luminoso. I due finish predominanti sono shimmer e metallizzato. Alcuni colori mi ricordano un po' i colori della Hot Tropics, della Pupa, ovvero hanno quel finish metallizzato, effetto ombretto cremoso, che mi piace veramente tanto. Anche in questo caso ho riscontrato la morbidezza della cialda, quindi le cialde sono piuttosto morbide. Quando si va a prelevare il prodotto bisogna stare attenti, perché altrimenti rischierete di lasciare un bel solco con l'applicatore. La morbidezza della cialda si traduce anche in una certa polverosità del prodotto, che risulta un pochino svolazzante, soprattutto si nota questa cosa con i colori scuri. Per curiosità vi faccio vedere un po' al volo anche la pigmentazione delle cialde. Credo che sia veramente valida, ci sono dei colori stupendi, per esempio questo viola
bellissimo, quindi sotto questo punto di vista il prodotto è veramente valido. Un altro aspetto negativo di questa palette è proprio il packaging, che risulta un po' ingombrante, è realizzato in una plastica doppia, è pesante e diciamo poco pratico da trasportare. Inoltre anche lo specchio può essere aperto al più a 90 gradi, per cui risulta un po' scomodo da gestire quando lo si vuole utilizzare proprio durante il make up. All'interno della palette, situata in questa zona anteriore, trovate anche una matita nera, una matita long lasting waterproof. Allora, la matita presenta sulla parte posteriore un gommino per sfumare il tratto. Si presenta come un nero veramente molto intenso, con un finish effetto un po' bagnato, effetto un po' glossy. Mi ricorda una via di mezzo tra una Multiplay e la matita glossy della Kiko. Scrive veramente molto bene anche nella riva interna dell'occhio e il tratto può essere sfumato. Io vi consiglio di sfumarlo proprio poco dopo l'applicazione, perché altrimenti il tratto si fissa e non è più sfumabile. Come potete vedere, si sfuma magnificamente con il gommino in dotazione. Credo che la domanda nasca spontanea, ovvero com'è al confronto la upper version della Urban Decay. Allora, io casualmente la ho qui e ve la faccio vedere subito applicata per un confronto. Vi riporto sotto anche quella della Too Faced non sfumata. Allora, come potete vedere, qui abbiamo quella della Too Faced e questa è della Urban Decay. L'intensità del nero è molto molto simile, la cosa che cambia è un po' il tipo di finish, perché questa della Too Faced rimane un po' più lucida, mentre quella della Urban Decay è veramente molto opaca, effetto carbone. Quindi se vi piace una matita veramente molto intensa, molto dark, veramente iperpigmentata, credo che la Perversion in questo caso resti ancora in cima alla classifica. In conclusione, per il momento è una palette che mi piace, che giudico in modo positivo, soprattutto perché per il prezzo che ha vi offre un po' di cosine. Per 44 euro in effetti avrete ben 15 ombretti, avrete le schedine con il mini tutorial, il formato deluxe dello Shadow Insurance che, essendo da 5 grammi, vi durerà un bel po', e avrete comunque una buona matita nera molto scrivente anche lungo la rima interna dell'occhio. Spero che questo video possa esservi stato utile. Io intanto vi saluto e al prossimo video. Ciao!